questo libro molto bello, un libro che ho trovato molto interessante per tutte le ragioni tecniche che ha diciamo esposto Fabio Mangone, ma anche e soprattutto per altre ragioni che adesso proverò a raccontarvi, che sono ragioni legate al mio rapporto. Io vado d'estate, faccio l'estate a Capri da quando praticamente sono nato, quest'anno faccio 50 anni, quindi sono praticamente 50 anni che vado tutte le estati per un periodo della mia vita a Capri, quindi mi ritengo caprese d'adozione, quindi credo di essere, se riusciamo un attimo forse a usare il mio PowerPoint perché così volevo spiegare, ecco, credo di essere una persona che ha con questo posto un rapporto antico, sostanzialmente profondo e legato non a una conoscenza episodica ma a una conoscenza vissuta. Quindi sono da un lato d'accordo col fatto esposto da Fabio, cioè Capri in fondo è un luogo che ha avuto la fortuna di avere due sostanziali questioni, due idee che l'hanno tenuta insieme. Da un lato una specie di idea obiettiva che è quella del suo corpo materiale, dall'altro una specie di idea immaginaria. Capri ha due piani assolutamente distinti che sono molto interessanti e che in qualche modo in una guida non dovrebbero esistere, però c'è per una strana coincidenza e avventura una componente molto suggestiva legata alla dimensione narrativa che non è legata al racconto noiosissimo di molta letteratura caprese su questi terribili scrittori romantici, su questi terrificanti intellettuali, su Gorky, su tutta sta roba che praticamente ti dà l'ansia nel momento in cui ti viene raccontato, cioè ti viene raccontato una specie di isola come una massa critica insondabile, strutturata attraverso un corpo unico che ritiene in sé il materiale e l'immaginario in un corpo incredibilmente banale. Capria è sconcertantemente banale, più banale del luogo comune. Il vero rischio occuparsi di Capri è di occuparsi di una cosa in cui si rischia di essere profondamente ovvi nel momento in cui si parla di questo posto.